Cari amici di YouTube, appassionati di tennis, beh, insomma, oggi sono particolarmente contento di ritrovare Antonio Garofalo di UbiTennis di ritorno da Londra. Ciao Ciao Antonio. Matteo e ciao a tutti gli amici da casa. Sì, ci eravamo sentiti l'ultima volta che ero Eh sì. nel pieno del verde di un parco Londinese, londinese, era la domenica di mezzo e oggi sono tornato, anzi sono tornato ieri sera e devo dire che è stato un torneo straordinario che diciamo ha toccato l'apice nelle semifinali e nella finale di domenica. Sono due partite che sicuramente, per quanto mi riguarda, sono le più belle che io abbia mai visto, sia dal vivo sia in TV. E sai, magari essendo lì potevo avere il dubbio di essere stato trascinato dagli eventi, dalle Sì, emozioni, dal campo dall'emozione. centrale. Però in effetti, parlando con colleghi molto più esperti, hanno fatto tanti e tanti slam. In effetti, quasi tutti dopo Sì. venerdì collocavano la semifinale Federer Nadal tra una delle partite più belle di Più tutti i belle, tempi. E dopo la finale di domenica, esatto, diciamo, hanno dovuto riscrivere le classifiche perché la finale assoluta. di domenica è stato uno spettacolo incredibile. Assolutamente, ecco, per fare il riepilogo, comunque tanti nostri appassionati lo sanno, terzo slam stagionale nel maschile, trionfo di Djokovic, quinto Wimbledon se non vado errato. Ecco, facciamo un accenno prima di arrivare appunto a questi grandi incontri di cui parlavamo e per rivivere quelle emozioni anche al torneo femminile, vinto da Simona Halep. Ecco, anche il torneo femminile presentava comunque una finale piuttosto interessante, ecco, la vigilia. Beh sì, Halep Serena Williams è probabilmente la finale migliore che in questo momento il panorama femminile può offrire. È chiaramente un circuito, quello WTA, che in questo momento è aperto a tutti gli scenari. Serena chiaramente è la giocatrice insomma, più forte e che negli Slam e soprattutto a Wimbledon è quella che sicuramente è la favorita e ha perso in maniera netta contro Ah, Simona sì. Halep. In quella che sta diventando una maledizione, quella del 24esimo Slam, ha perso la sua terza finale Slam consecutiva. E, insomma, gli anni cominciano a passare. Devo dire che Serena aveva cominciato il torneo in condizioni piuttosto complicate, si era apparsa sin dai primi turni fisicamente molto indietro. Poi, mano a mano che andava avanti il torneo, era migliorata dal Era punto di vista migliorata. fisico, e però in finale ha trovato una giocatrice che, dal punto di vista atletico, è la numero uno, Sì. indubbiamente. E ha vinto la partita Halep giocando in maniera straordinaria in fase difensiva e riuscendo a contrattaccare in maniera mirabile. Io sono particolarmente contento che abbia vinto Simona Halep, una giocatrice che forse in passato era stata un po' criticata perché da un punto di vista mentale faceva un po' fatica, soprattutto nelle grandi finali. Credo che dopo essersi tolta la scimmia, come si dice, dalla spalla con la Come si vittoria del Roland Garros dell'anno scorso, dopo che aveva già perso la prima volta con la Sharapova, però diciamo in quel caso la Sharapova era nettamente favorita. Poi chiaramente aveva perso con lo Ostapenko una finale che gridava vendetta perché era Sì, avanti un quella del 7 un Roland break e Garros, sì. quella Di è molto Parigi, dura. sì. Poi aveva perso esatto con la Wozniacki Eh sì, in anche in Australia e anche Australia. lì erano due giocatrici che non avevano mai vinto e finalmente insomma a Parigi era riuscita l'anno scorso a trionfare battendo la Stephens e Esatto. questa volta, devo dire la verità, ha meritato. Anche se lei, Meritatissimo. diciamo, fino all'anno scorso faceva molto fatica sull'erba, però devo dire che l'erba quest'anno forse di erba ha molto poco. Esatto, poco. Però lei è una giocatrice molto forte e anche una ragazza molto, molto in gamba. Dispiace un po' per Serena che appunto non riesce a C'era. raggiungere i 24 Slam. Famosi slam. Probabilmente avrà altre occasioni, però sicuramente dovrà un attimo lavorare da un punto di vista fisico. Ricordiamo che insomma viene da una maternità, non è Esatto, facile, esatto, esatto. però è ancora un po' troppo indietro. Chiaramente tira talmente più forte delle sue avversarie che anche magari giocando da ferma può fare la differenza, però quando trova dall'altra lato un atleta come appunto Simona Halep, la sconfitta ci può stare, forse nelle dimensioni un po' sorprendente perché ovviamente Sì, è stato, 6-2-6-2. è stato un punteggio molto È un po' un sorprendente. po' di un torneo che comunque dal punto di vista femminile sicuramente ci ha fatto scoprire Coco Gauff, che è una Esatto. giocatrice giovanissima di 15 anni, che ha diciamo 2 anni in meno della ragazza ucraina che ha vinto il torneo juniores, Sì, questo per far capire. tanto sì, è vero, è Insomma, ha vero, è raggiunto stato. gli ottavi, ha perso un punto proprio con la futura campionessa, Eh sì, eh quindi è sì. sicuramente la nota
Sorprendente. Sorprendente. Quando ci eravamo sentiti nella domenica di mezzo, il giorno dopo ci sarebbe stato Federer, sì. Berrettini, certo, appunto, come dicevamo prima, come ci siamo scritti anche ieri, non ci aspettavamo di vedere, no, incontri così e di questa di rara intensità. Sì, diciamo, Federer e Berrettini, hai fatto un accenno, è giusto parlarne. Giusto parlare. Berrettini, che comunque è stato il migliore dei nostri, che ovviamente ha raggiunto gli ottavi di finale, che sì, sono comunque i primi in uno slam, quindi un ottimo risultato. Berrettini ha 23 anni in questo torneo, praticamente i giovani sono andati fuori tutti subito, tranne Berrettini e il francese Humbert. Quindi devo dire che Berrettini è il migliore della next gen, di fatto, sì, è vero. E cioè, ha pagato ovviamente lo scotto dell'emozione del campo centrale per la prima volta nella vita e di Roger Federer per la prima volta nella vita. Tra l'altro Roger Federer in quella partita ha giocato in maniera straordinaria, centratissimo, è uscito un po' con le ossa rotte, però è stato simpaticissimo perché alla stretta di mano gli ha detto quanto ti devo per la lezione. Quello è stato molto simpatico, come è stato simpatico, molto simpatico, quindi, sì, sì, sì. Quindi, tra l'altro Berrettini è un giocatore, anzi è un ragazzo sul quale io mi sento di mettere la mano sul fuoco, perché è un ragazzo, sì, d'oro con la testa sulle spalle, ed è sicuramente un giocatore che raggiungerà i risultati che il suo tennis e le sue potenzialità gli consentiranno di raggiungere. Non credo che lui si fermerà neanche un metro, no, sotto quello che potrà raggiungere. No, è seguito, no, benissimo da Santo Padre, e quindi, esatto, io sono fiducioso che, tra l'altro, è primi 20, quindi sì, credo che insomma possa regalare ulteriori soddisfazioni. Fabio Fognini è il numero 9, esatto, e va applaudito per questa straordinaria classifica, un po' meno per quello che ha combinato durante il torneo. Esatto. Sia perché ha perso ovviamente una partita con Sandgren che secondo me non doveva perdere. No, assolutamente. Diciamo, non doveva, ovviamente lo diciamo con tutta, sì, la stima di Sandgren, ma perché comunque, sì, Fognini è un giocatore nettamente superiore. Esatto. E esatto, quindi quella partita è la sua portata. E poi perché ovviamente sappiamo che si è lasciato andare a dei commenti poco simpatici. Purtroppo, secondo me, lui ha pagato proprio questo in quella partita, cioè è entrato in campo con la convinzione di essere stato penalizzato dagli organizzatori e non è mai riuscito a uscire da questo, no, a pensare solo all'obiettivo che è quello di vincere la partita. Tra l'altro, leggendo anche sui social network, insomma, sondaggi in occasione della partita Fedal, che è stato l'ennesimo capitolo venerdì, c'era creato anche una sorta di scommesse così di sapere chi avrebbe vinto, e anche il giornalismo italiano si era molto, sì, diviso, sì, era, sì, stato molto simpatico questa cosa. Alla fine, ecco, questa è una rivalità che ancora vede partite comunque come quella di venerdì, fantastico. È sì, fantastico, sì. Credo che, ecco, insomma, come hai visto, ecco, Nadal, al di là di Federer, di cui abbiamo decantato le lodi, come hai visto Nadal nella sconfitta, diciamo? Ma diciamo innanzitutto che se noi dimentichiamo un attimo questo Wimbledon e quello dell'anno scorso, dove Nadal è arrivato praticamente vicinissimo a battere Djokovic e secondo me a vincere il torneo, perché se avesse vinto con la semifinale, poi con Anderson, credo che avrebbe vinto. Ricordiamo, Anderson veniva dalla maratona con Federer, dalla maratona con Isner, e quindi secondo me poi Nadal, insomma, credo che lo avrebbe battuto. Sì. Però voglio dire, lui dall'anno scorso ha dimostrato di riuscire a tornare a giocare bene sull'erba, cosa che non sembrava più possibile, e mentre continua a fare fatica sul cemento, ma sull'erba ci trova bene, molto. Negli ultimi due Slam, negli ultimi due Wimbledon, chiaramente stiamo parlando di un giocatore che gioca un torneo all'anno sull'erba, perché sì, anche Djokovic, sì, giocano solo Wimbledon, non giocano più nessun torneo, sì, chiaramente arrivando in fondo a Parigi, per forza, chiaramente, sì, sì, anche se un torneo di preparazione potrebbe farlo, però lui, voglio dire, è arrivato in semifinale, tra l'altro con un tabellone ostico, ha battuto Kyrgios, ha battuto Tsonga, sì, insomma, sì, giocatori da erba, e con Federer, onestamente, io sicuramente qualche errore di troppo dal lato del rovescio lo ha fatto, mm-hmm, però non dimentichiamo che il rovescio di Nadal è sulla diagonale del dritto di Federer. Onestamente io non me la sento di dire qualcosa a Nadal, perché mm-hmm, Federer in questa partita è stato stratosferico, sì, è stato un Federer che ha, sì, praticamente rifiutato di giocare il back, ha giocato sempre il rovescio in top come era successo in Australia, e tra l'altro ricordiamo che comunque 2-7-1 Federer nel quarto set, Nadal ha annullato diversi 5 match point, sì, e voglio, certo, dire, ha avuto la palla per andare 5 pari, io non so come finisce poi se vanno 5 pari, quindi, sì, voglio dire, è stata una partita di un livello stratosferico che ha emozionato onestamente tutti quelli che eravamo sul campo centrale, immagino anche da casa, sì, la 40ª edizione della questa leggendaria sfida. Federer in un colpo solo si è vendicato della finale 2008 e sì,
della semifinale di Roland Garros. E la cosa incredibile è che, nonostante le fatiche di quella partita, poi domenica abbia giocato un'altra partita sensazionale. Domenica, che aria si respirava Ma mentre questa guarda, partita epica stava svolgendosi? Perché un conto è vederla davanti alla TV e un sì, conto è allora ti dico essere. che lo devo dire. Vabbè, innanzitutto dico, io ho pronosticato la partita Federer-Nadal, avevo pronosticato Federer in 5, Ecco, quindi non sono andato lontanissimo, no, però. no, Però mi esatto. diceva, ero l'unico che aveva pronosticato Federer, diceva, ma Federer se arriva al quinto scoppia. Poi abbiamo visto che in realtà No, ne aveva. assolutamente. E anche in finale avevo confermato Federer in 5. Io dire, non ci sono andato molto No, sei lontano, molto visti i vicino, match point. molto Comunque. vicino. No, però a parte questo, allora per onestà devo dirti che io, mentre la semifinale l'ho vista dalla prima palla, la finale purtroppo, perché purtroppo a Wimbledon ci sono dei problemi da questo punto di vista, nel senso che la tribuna stampa non è grandissima come per esempio quella dello Châtelet, e quindi nei giorni un po' più importanti si fa fatica ad entrare in tribuna stampa, per Caspita. cui io, nonostante fossi stato in fila a lungo, in realtà sono riuscito ad entrare solo alla fine del terzo set, quindi diciamo ho visto il meglio fondamentalmente dal vivo, però i primi tre set in realtà li ho visti in TV, Sì, quindi sì, tra sì. l'altro neanche in maniera comoda, perché non ero seduto al mio desk, ma ero in piedi davanti al desk dell'organizzazione in attesa che venissimo chiamati per poter entrare. Quindi, Sì, diciamo, sì, sì. però, per carità, da qui a lamentarci ce n'è poco. No. Detto questo, quindi sono entrato sul centrale appunto alla fine del terzo set. L'atmosfera, ovviamente, più la partita andava avanti, più era di visibilio e di incredibilità, di Sì, incredulità. incredibilità. Io onestamente pensavo, dopo appunto il terzo set, che Djokovic vincesse in 4. Invece Federer è stato bravissimo ad alzare ulteriormente il livello il quarto, e il quinto anche lì sembrava finita quando Djokovic ha preso il Sì, break sul 4 di 2. 4-2, anche Sì. perché poi Federer si trovava a servire sempre per secondo, e quindi anche su 4 pari comunque, insomma, Djokovic ha dato 2 punti dal match, è stato tante volte a 2 punti dal match, però è chiaro che poi gli impianti maggiori ce li ha Federer, perché una volta breccato in maniera incredibile Djokovic sull'8-7, è chiaro che io onestamente faccio fatica a rimproverare qualcosa a Federer, È perché chiaramente in difficile. una partita così giocata a questi livelli per così tanto tempo, cioè, dei due errori ci possono stare. Però effettivamente se Djokovic avesse annullato i match point come gliel'hanno annullati allo US Open di qualche anno fa, con una risposta di dritto su una prima a 215 di Federer, dice alzi le mani e dice purtroppo le ha giocate male lui. Sì. E dispiace dirlo perché ovviamente è Certo. così, però le ha giocate male lui. Certo. Primo, se si è trovato la palla addosso, ha cercato un dritto ad uscire, ovviamente difficile, ma ci può stare. Sul secondo è andato a rete senza Sì. No, niente in mano. E poi, per carità, il passante poteva anche sbagliarlo, Djokovic. no, sicuramente. Tra l'altro, un Djokovic che ha giocato con lo stadio, direi Sì, assolutamente contro. Un altro fattore l'atmosfera. Io ti che. dico, il break dell'8-7 è stato accolto con un boato come se l'Inghilterra avesse Sì, segnato 10 gol veramente. nella finale dei mondiali. Sì. E anche, voglio dire, i punti di Federer erano più applauditi. Ovviamente, questo, diciamo, accade in quasi tutti i campi del mondo, e Djokovic lo sapeva ed è riuscito in maniera straordinaria. Lui ha detto: facciamo finta di sentire Let's go Novak invece di Let's go Esatto, Roger. esatto, E esatto. quindi, da questo punto di vista, devo dire straordinario Djokovic, Sì, perché è sì. riuscito a mantenere la calma. Per esempio, contro Bautista Agut, lui, quando Bautista aveva vinto il set, a fine set aveva fatto un gesto che il pubblico applaudiva. In quel caso, non perché onestamente tifasse per Bautista, ma perché ovviamente sosteneva il giocatore underdog in quel caso. In questo E caso. Diogo ha avuto un gesto, insomma, un po' antipatico, no? Come a dire: sì, applaudite, applaudite. In finale non lo ha fatto. Devo dire che poi, quando gioca contro Nadal, contro Federer, non accade mai che Non si lascia accade, è andare a gesti difficile, di stizza, perché abbastanza. al di là della ovvia rivalità che c'è una stima tra questi giocatori Sì, straordinaria. E assolutamente. io devo dirti, poi non voglio rubarti altro tempo, ma io, uscendo dal campo fondamentalmente domenica sera, chiudendo le valigie, avevo quel po' di tristezza che c'è sempre quando finisce uno slam, ma Esatto. avevo, non lo so, l'intima consapevolezza che probabilmente questo livello non lo vedremo più, nel senso che sicuramente Djokovic e Nadal avranno altre occasioni per
però ovviamente gli scontri tra Djokovic e Nadal non hanno quel fascino, perché c'è uno stile diverso. No, loro è, un, sì, è proprio uno stile diverso, sì, esatto. Io non credo che Federer, per carità, voglio dire, ci ha stupito tante di quelle volte, però gli anni passano. Anche se devo dire che questo Federer, visto, io è, molto più. È migliore degli ultimi anni, cioè, forse solo in Australia con Nadal ha giocato così. Sì, per esempio sì. La finale che lui ha vinto con Cilic sia a, in Australia che a Wimbledon non era di questo livello. Assolutamente, non era un Federer assolutamente, così. Assolutamente. Questo Federer non lo so, è il migliore della carriera, sembra ridicolo dirlo. Sì, meglio anche di quello con Roddick, insomma, con cui giocò un paio di volte. Con Roddick era un Federer doveva perdere, quella è una partita che doveva perdere con Roddick. Infatti. Onestamente, cioè, quella è una partita che ha vinto perché ha tirato 51 ace, vado a memoria, una cosa del genere, cioè, ma se no la perde quella partita. No, e se Roddick non sbaglia quella volée facile, la perde. Però appunto con i sei non si fa la storia. Ha vinto Djokovic, onore a Djokovic che ha meritato, e quindi è giusto così. Io però ti ripeto, la sensazione è, ti rimane, che il tennis andrà avanti come è andato avanti quando si sono ritirati Borg e Mecker, quando si sono ritirati Sampras e Agassi, eccetera eccetera. Per esempio, ho ancora negli occhi, perché non l'ho mai dimenticata, quei quattro tie break tra Sampras e Agassi, quella per me è una partita leggendaria, giocata di notte, mi ricordo di averla vista dal vivo, no dal vivo, scusami, in diretta. Sì, in diretta. E pensavo, ma cosa posso vedere meglio di questo? E in realtà poi... Domenica, ma anche prima, insomma. Esatto, Ecco. Io se devo dirti la mia proprio a bruciapelo, se quella che ho visto è la migliore partita di tutti i tempi, io forse ho il dubbio solo con la semifinale di Roland Garros 2011, tra Federer e Djokovic, che anche quella, vedi, ecco, anche quella è una partita pure che rimane negli occhi. Corsi e ricorsi storici. Comunque, intanto ringraziando Antonio per questo spazio, intanto insomma ci risentiremo. La stagione adesso vivrà 2-3 settimane interlocutorie tra terra battuta e l'inizio comunque del cemento nordamericano in preparazione dell'US Open, dove tanto per cambiare il favorito non diciamo neanche chi è. Diciamo che intanto questa è una parte di stagione che regala sempre soddisfazioni a noi italiani. L'anno scorso in questa settimana vincevo due tornei, perché Umag vinsero Umag, vinse Cecchinato, purtroppo oramai un po' in crisi, e ha perso subito, e poi invece inizia Boscard Fognini, quindi insomma sono settimane nelle quali noi riusciamo a raccogliere, perché il tennis si torna sulla terra, ovviamente, cioè, i fenomeni non giocano, tutti e fermi. Quindi c'è un po' più di possibilità, e poi inizierà la stagione sul cemento americano, prima i tornei Washington eccetera, poi sarà Montreal, anche se Federer ha già detto che non giocherà, sembra assurdo, Federer veramente a Montreal non gioca mai, gioca un anno a Montreal. Sì, veramente, a Toronto sono contenti. Sì, veramente. Giocherà Cincinnati, che è uno dei suoi tornei preferiti. E poi più sopra, oggi è presto per fare pronostici, francamente. Nadal ultimamente sul 100 ha in difficoltà, insomma è uno slam durissimo, francamente pensare che Federer possa impensierire questo Djokovic è difficile, però in un paio di mesi cambiano tante cose. Io mi aspetto anche che prima o poi i vari Tsitsipas, Zverev, Auger Aliassim crescano insomma, senza dimenticare che c'è un Wawrinka che io ho visto in ripresa, quindi comunque sul cemento può essere ancora, poi ci sarà Del Potro che prima o poi dovrà tornare. Insomma, esatto. La stagione promette ancora spettacolo. E poi abbiamo comunque Fognini che diciamo, punti alla mano e potrebbe per il Buster. Tendenzialmente anche Berrettini non è lontanissimo dai primi otto. Sarebbe bello, però insomma dobbiamo fare tanti punti sul cemento, non è facile. No, no, infatti, cioè, la stagione è ancora lunga. Diciamo che adesso insomma ci sono delle buone possibilità e vedremo un po', anzi, il rendimento di Fognini a Umag, tra l'altro testa di serie numero uno nel torneo croato. Ti ringrazio Antonio ancora di questo momento, insomma buon rientro alla normalità dopo questo slam e ti leggiamo comunque su BTennis e ci aggiorniamo presto. Grazie, ciao a tutti. Ciao Antonio, ciao, buona serata. Ciao.